Gentili telespettatori, benvenuti a Sanremo, dove si sta concludendo un concorso internazionale d'amicizia che dovrebbe essere, anzi è, l'ultima manifestazione importante di questa stagione all'aperto 1988. In campo Emanuele Castellini, cavaliere italiano già conosciuto, importante, consigliere della federazione, presidente del Pony Club, vincitore tra l'altro di un gran premio sulla neve a St. Moritz nella stagione invernale, uno insomma dei nomi dell'equitazione italiana che conta. Il suo cavallo si chiama Allwyn. Dicevo, concorso internazionale di Sanremo, è la prima edizione del Derby dei Fiori. Derby, come abbiamo già avuto modo di spiegare a Milano, dove si è svolta una gara analoga, significa una gara che ha un tracciato un po' particolare, comporta l'uscita dei cavalieri dal campo ostacoli e un percorso all'esterno su ostacoli che sogliono in genere chiamarsi naturali, cioè ostacoli che ricordano di più una gara di completo che non quella tradizionale del salto ostacoli con ostacoli variopinti, diversi da quelli che normalmente si possono trovare in campagna. Accanto a me c'è un ospite un po' singolare questa volta. Abbiamo chiesto all'equitazione militare un contributo, visto che quest'anno abbiamo più volte accennato all'equitazione militare italiana, un contributo anche per questo commento. Abbiamo il tenente colonnello Lazzaro Cetra, che è capo ufficio addestramento della scuola militare di Montelibretti, vicino Roma, forse il centro più importante dell'equitazione militare. Infatti si chiama Scuola Militare di Equitazione. L'attività principale di rilievo si svolge in questo istituto. Ecco, vogliamo parlare di equitazione militare mentre si sta svolgendo questa gara. L'equitazione militare italiana in questo momento come va? Beh, io direi estremamente bene, anche perché abbiamo conquistato il titolo di campioni del mondo e in questo periodo credo sia estremamente significativo. Si sono svolti i campionati mondiali in Francia a Fontainebleau recentemente, dove la squadra italiana ha partecipato sia con la squadra di salto sia con la squadra di completo. Mentre con la squadra di completo abbiamo preso la medaglia di bronzo, con la squadra di salto abbiamo conquistato la medaglia d'oro di squadra, oltre che quella d'argento individuale. Questa gara che stiamo riprendendo è la conclusione di una serie di gare che ci sono state nei giorni scorsi, nel senso che venerdì e sabato ci sono state delle gare di qualificazione e possono partecipare a questo derby soltanto i migliori di queste due gare, quindi avremo in campo 20 cavalieri che sono i migliori di questo concorso. Si devono disputare questa vittoria, come ho detto, su un percorso estremamente difficile soprattutto per i nostri cavalieri, perché è un genere di gara non molto abituale nei nostri concorsi. 1250 metri, l'ho già detto, una parte del percorso sul campo ostacoli, una parte fuori con ostacoli piuttosto infrequenti. In campo abbiamo Diego De Rio su un Nippon Dubris. Diego De Rio è un altro dei cavalieri noti della nostra equitazione, tra l'altro è stato il primo italiano a partecipare alla Coppa del Mondo Indoor, monta, come ho detto, Nippon Dubris. Vediamo se riuscirà a concludere il percorso senza penalità come ha fatto il belga Maty. Dobbiamo dire che da nessuna parte del campo è possibile riprendere tutta la gara, quindi una parte comunque del percorso non la possiamo vedere. Abbiamo però la possibilità di seguire con un servizio di radio ricetrasmittenti quello che succede fuori attraverso la voce dello speaker, che ci dirà se ci sono stati errori oppure no. Adesso il cavaliere esce dal campo, entra in un altro piccolissimo campo che si trova in una sorta di giardino che costeggia l'impianto, con delle palme, non per niente siamo a Sanremo.
De Vivo è ancora senza ostacoli, è senza penalità agli ostacoli e rientra in campo. L'ostacolo numero 11 e poi una doppia gabbia composta da due larghi a un tempo di galoppo e poi un verticale a due tempi. De Rio è ancora senza errori, bene anche su questo largo. Adesso la Riviera, c'è un rifiuto alla Riviera. Un rifiuto alla Riviera è una cosa abbastanza singolare, vero? Beh sì, c'è qualcuno che dice che i problemi alla Riviera non ce l'hanno i cavalli, ce l'hanno i cavalieri. Però non sono la persona forse più indicata a parlare di questo. Ricordiamo intanto che il colonnello Cedra ha fatto anche salti ostacoli, ma è prevalentemente un cavaliere di campagna. Tanto c'è una caduta di De Riu. Mi diceva prevalentemente un cavaliere di campagna, mi pare, no? Sì, ho praticato i cross country in tutti gli ippodromi dove si svolge questa attività, Roma, Merano, Treviso, Firenze, Pisa quando si correva. Diciamo che è un'attività bellissima e che tutti i cavalieri, anche da concorso, oserei dire prima di cominciare a montare in concorso, dovrebbero avere un'esperienza. Una volta questa era un po' una tradizione, no? Beh, sì, è meno frequente, però di tanto in tanto ce n'è ancora qualcuno. Non dimentichiamo che quest'anno ha partecipato al cross più lungo che si svolga in Italia, al Gran Premio delle Nazioni che si svolge alla vigilia del Gran Premio Merano, il cavaliere Alessandro Argenton, che se non sbaglio è stato un medaglia d'oro di completo, e per cui un grossissimo cavaliere che all'età di 50 anni continua a montare in cross. Stani Van Passion monta Wildwood, cavaliere belga. Secondo alla Coppa degli Assi di Palermo quest'anno, primo l'anno scorso, dopo aver vinto il Gran Premio di Catania. È un cavaliere che ama venire a gareggiare in Italia, proprietario di quel favoloso Intermezzo, che è uno dei più bei cavalli che ci siano in circolazione in questo momento in Europa. Padre è uno dei più famosi commercianti di cavalli e anche proprietario di un circolo ippico che è ben felicemente disposto al confine fra Belgio, Germania e Francia, e quindi in posizione favorevole. Sono tre nazioni che hanno in questo momento nomi prestigiosi nel mondo internazionale dell'equitazione. La sorella Eva Van Passion, anche lei un amazzone, nota negli internazionali che si svolgono in Italia. Vedete Van Passion sul suo Wildwood che esce dal percorso di gara all'interno della staccionata e affronta la parte esterna. Mi sembra un galoppo piuttosto rotondo, piuttosto sereno, mi pare, vero? Sì, il galoppo è abbastanza sereno, però di tanto in tanto il cavallo dimostra qualche insofferenza alla mano. Ecco Van Passion che rientra a livello. Ha avuto uno scivolone nel ricieversi. E anche Stani Van Passion riesce a chiudere il percorso di 18 ostacoli e 21 salti, è bene ricordarlo per rendersi conto della fatica che comporta, con 0 punti di penalità. In campo abbiamo adesso Francesco Franco con Bjorn, cavaliere che abbiamo incontrato già diverse volte. Una
girata piuttosto stretta dopo il numero 3 per affrontare il numero 4, che è un verticale su fosso. Poi l'ultimo ostacolo che è all'interno del campo, e poi l'uscita per questa sezione naturale del percorso. È ancora a 0 punti di penalità, sono gli ultimi due ostacoli, bene sul penultimo, e adesso su questa pista esterna al campo, che è una sorta di galoppatoio del campo, si chiude il percorso. E l'ultimo ostacolo, anche Francesco Franco, a meno che non ci siano infrazioni di tempo, adesso ascolteremo lo speaker, dovrebbe accedere al barrage. Infatti, indenne la penalità, Francesco Franco accede al barrage insieme con Baty e Van Paschen. Un'amazzone svizzera, Andrea Fuchs, una grande famiglia di cavalieri, i fratelli Thomas e Marcus sono fra i cavalieri migliori che ci sono in questo momento in Europa. Lei è stata campione juniores svizzero qualche anno fa e poi è arrivata terza ai campionati europei Young Riders che ci sono stati lo scorso anno. È una, come dicevo, una famiglia importante. Thomas e Marcus Fuchs erano a Cortina quest'anno per il Gran Premio sulla neve, adesso la vediamo ritornare su questa parte esterna al campo, il giardino come l'abbiamo definito poco fa, in cui i cavalieri hanno da affrontare prima una gabbia su un circuito esterno e poi un ostacolo su traversine all'interno. Poi entrano nella pista di sabbia che circonda il campo e qui hanno un primo ostacolo che è il largo, che abbiamo già visto con un'altra angolazione, e poi sulla, addirittura di sotto delle tribune, l'ultimo ostacolo, la triplice montata sulla barca. Ed è il quarto percorso netto di questo derby di Sanremo. Quindi Arnaldo Bologni, un altro dei nomi importanti della nostra equitazione, monta Calà, rientra adesso nel campo per saltare, come abbiamo visto, un verticale che precede la doppia gabbia, poi un largo e poi la riviera, e poi tornare di nuovo qui sotto le palme per la seconda parte di ostacoli naturali prevista da questa lunghissima gara. Per ora Bologni dovrebbe essere indenne da penalità, dovrebbe essere a zero. Bene anche se con l'aiuto di un pizzico di fortuna sull'ostacolo, rientra in campo per saltare senza errori il largo sulla prima delle due diritture. Ecco che salta la triplice, anche lui chiude con un percorso netto, quindi fino adesso sono 5 i cavalieri che si disputeranno il barrage. François Franzoni, cavaliere francese, su Oscar de la Dame, ha superato la parte, il circuito esterno, diciamo, del giardino, la parte di campo leggermente più bassa rispetto al campo centrale, è leggermente uscito dal percorso Franzoni, ma senza
errori di percorso veri e propri, ha passato questa parte più interna del giardino, è rientrato nel campo centrale, sulla pista esterna, quella del galoppatoio, ha saltato adesso il largo e poi adesso affronta la addirittura sotto le tribune con l'ultimo ostacolo, che salta pure senza penalità e quindi è il sesto percorso netto. Ingegner Cesare Croce, responsabile per la federazione per quanto riguarda il dressage, qui invece è in veste di presidente di una giuria e di uno degli appassionati liguri dell'equitazione. Allora, innanzitutto equitazione in Liguria. Beh, l'equitazione in Liguria ha avuto dei momenti di grosso successo, soprattutto negli anni trascorsi. Abbiamo avuto anche una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo e successivamente altri cavalieri come Giorgio Tassani, che ha fatto parte dell'equipe nazionale, sempre di Spalliamo, di salto ostacoli, e ha fatto alcune coppe delle nazioni. Oggi l'equitazione in Liguria è soprattutto diventato un fenomeno di massa rispetto al passato ed anche di grosse manifestazioni promozionali e tecnicamente molto valide, come questa per esempio di Sanremo. In questo caso poi soprattutto abbiamo pensato a una manifestazione che terminasse con questo tipo di gara abbastanza inconsueta in Italia, che si chiama appunto derby, in quanto alcuni ostacoli ricordano gli ostacoli di campagna, gli ostacoli fissi, sono gli ostacoli che oggi vedremo all'esterno del campo. La via del mezzo fra il salto ostacoli e il completo. Sì, però direi che è una gara che sarà anche tecnicamente molto utile per il futuro, perché abbiamo visto anche i cavalieri della prima squadra, anche quest'anno per esempio ad Aachen, che si sono trovati in qualche difficoltà con gli ostacoli tipo quelli di campagna o semifissi, fossi, banchine, eccetera, eccetera. Non per niente il miglior classificato al derby di Milano è stata Marina Sciocchetti, evidentemente il migliore classificato italiano, sì. Cioè, evidentemente chi viene dal completo forse si trova avvantaggiato in questo tipo di gare. Sì, direi che c'è un po' una preclusione da noi e soprattutto certe volte un'impossibilità di mettere nei percorsi degli ostacoli che rappresentano difficoltà di tipo naturale e quindi anche nelle gare internazionali all'estero soffriamo di questo handicap. Il concorrente che vedete adesso affrontare l'ostacolo delle botti è François Maty, il suo cavallo si chiama Douglas, è un cavaliere belga piuttosto noto anche nei nostri concorsi, lo abbiamo visto a Cortina all'inizio della stagione invernale, lo abbiamo rivisto poi a Torino soltanto domenica scorsa. Un barrage perché ci sono stati sei concorrenti che nel corso della prima fase hanno concluso il percorso senza penalità, avete visto adesso un errore in uscita dalla gabbia di François Maty, sei concorrenti che avevano concluso senza errori per la prima fase e quindi un barrage per il primo posto. Il primo percorso era un percorso decisamente molto lungo, 1250 metri, il derby è anche questo, cioè una gara che si svolge. Avete visto un bellissimo salto di François Matisse, un salto decisamente alla grande come si dice. E un percorso, dicevo, molto lungo nella prima parte, con 18 ostacoli, 21 salti perché c'era una gabbia e una doppia gabbia. Un percorso decisamente selettivo, se non altro per la fatica che comportava, anche se gli ostacoli erano ostacoli da 1,40 m, adesso per il barrage sono stati alzati. Alcuni ostacoli sono 1,45 m, cominciano ad essere dimensioni anche sul piano dell'altezza abbastanza considerevoli. Vedete in campo Stani Van Paschen, cavaliere belga che abbiamo incontrato già diverse volte. Il nome del cavallo è Wildwood. Stani Van Paschen si è coperto di gloria soprattutto l'altro anno sui nostri campi, quest'anno ha avuto risultati leggermente meno importanti, comunque è arrivato secondo alla Coppa degli Assi, che è uno dei concorsi internazionali più importanti che abbiamo nel nostro paese.